nonostante il breve spazio temporale a disposizione, spero di riuscire a trasmettermi ugualmente la filosofia della principale strategia oggetto del libro, come è stato preannunciato, il Long Strangle, appunto, e le sue enormi potenzialità, spesso, molto spesso, io direi troppo spesso, sottovalutate. Partiamo da questa slide, questa matrice che io ho definito costo-probabilità, che racchiude tutto il significato e lo spirito del mio libro. Oserei dire che in essa è contenuto il DNA del mio metodo. E vediamo un po' cosa significa questa slide. Allora, esprime principalmente la probabilità che ha il DAX, l'indice tedesco. Perché in tutto il libro parleremo solo dell'indice tedesco, probabilità rappresentata nelle celle centrali colorate, giallo, bianco, verde, rosso, di sviluppare un movimento percentuale indicato nella riga in alto in un determinato orizzonte temporale indicato nelle colonne laterali. Un esempio per chiarire. Il DAX, e ribadisco che parleremo sempre e solo di DAX, ha il 72% di probabilità, evidenziata in questa celletta gialla, di muoversi a partire dalla chiusura di un giorno qualsiasi del 5% indicato qua in alto in 25 sedute di borsa aperta. Precisiamo una cosa. Le due colonne laterali indicano il numero di sedute e non il numero di giorni di calendario. Quindi parliamo sempre di giorni di seduta aperta, di sedute di borsa aperta. Quindi quando indicheremo 21, significa che saranno 21 giorni in cui il DAX ha regolarmente effettuato scambi sulle opzioni. Andiamo avanti. Qui abbiamo invece la rappresentazione grafica della slide precedente. Ma questa rappresentazione grafica si riferisce in questo caso ad un solo orizzonte temporale, il mese borsistico, quello che nella matrice precedente è individuabile fra le 18 e le 21 sedute. Torniamo indietro ecco, praticamente la slide che segue, il grafico che segue, indica questa fascia, diciamo, di probabilità compresa fra 18 e 21. Per una mera questione di tempo, accenneremo in modo estremamente sintetico alla parte teorica inerente alle opzioni. Non rimarrebbe altrimenti spazio da dedicare al nocciolo del libro, ovvero il Long Strangle. Partiamo da cos'è un'opzione. È un contratto fra due parti, che garantisce all'acquirente, pagando un prezzo, il premio appunto, il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare, nel caso delle call, o di vendere, nel caso delle put, una determinata quantità di titoli ad un prezzo prefissato entro una determinata scadenza. Titoli o indici, come nel nostro caso, o valuta, oppure altro, in gergo definito sottostante. Quindi quando io nominerò il sottostante, mi riferirò nel caso specifico sempre solo all'indice DAX. Le opzioni a cui faremo riferimento nel corso di tutto il testo sono le cosiddette plain vanilla, ovvero opzioni che hanno tutte le stesse caratteristiche standardizzate, a prescindere da chi le compra o chi le vende, o da quante ne compra o quante ne vende. Questa slide che segue rappresenta il grafico di payoff di una call, dove per payoff in genere si intende la sommatoria degli effetti dei contratti assunti. In questo caso è abbastanza semplice perché parliamo di un solo contratto, di una call, in cui avremo due parti, l'acquirente e il compratore. L'acquirente avrà come massimo rischio il controvalore del premio pagato e un massimo guadagno illimitato.
Al contrario, il venditore della call avrà come massimo utile il corrispettivo del premio incassato se il prezzo di chiusura del sottostante si troverà a scadenza sotto il prezzo strike, ma al tempo stesso, a fronte di questo incasso, avrà un massimo rischio illimitato. Lo strike è indicato dalla freccia rossa, pertanto poniamoci nella posizione dell'acquirente della call. L'acquirente perderà quanto pagato come premio se alla scadenza il sottostante, nel nostro caso il DAX, sarà sullo strike o sotto lo strike. Per prezzi che vanno dal break-even, dal punto di pareggio indicato con la freccia celeste, al prezzo strike, l'acquirente di una call perderà una somma inferiore al totale pagato per l'acquisto. La freccia verde indica il potenziale utile illimitato, che corrisponde al massimo rischio illimitato di chi ha venduto allo scoperto questa opzione. I fattori che influenzano il prezzo delle opzioni sono la volatilità, il tempo, il tasso di interesse, il prezzo del sottostante e il prezzo di esercizio dell'opzione. In questa fase il ROE, ovvero il tasso di interesse, non influenza praticamente per nulla il prezzo dell'opzione, perché i tassi ormai da parecchi anni sono molto vicini allo zero e quindi quindi ha poca anche incidenza sulla formazione del prezzo, sul prezzo finale. Vedete a fianco della volatilità il Vega, a fianco del tempo il Tete, sono le greche con cui sono indicati questi elementi che influenzano il prezzo delle opzioni. Quello che sentirete oggi diverge parecchio da quello che è il pensiero comune quando si parla di opzioni. Il pensiero comune è: le opzioni si vendono perché si guadagna col passare del tempo. In questo libro ho tentato di dimostrare che esiste una via alternativa, meno rischiosa e più profittevole, al sentir comune, quando si parla di opzioni. Vediamo perché. Intanto, come ho già annunciato, il sottostante che ho usato in tutto il testo è il DAX. Perché rappresenta? Ma perché? Perché rappresenta uno dei mercati più liquidi al mondo, assieme all'S&P 500 e all'Eurostock 50. È un indice total return, ovvero non subisce variazioni negative in occasione dello stacco dei dividendi, perché tali dividendi vengono automaticamente reinvestiti. Avete presente in alcune scadenze fra giugno e luglio, ma anche aprile-maggio, quando il nostro FTSE MIB subisce dei gap, dei veri e propri tracolli che arrivano anche a 500 punti proprio per effetto dello stacco dei dividendi, magari delle principali blue chips. Ecco, questo sul DAX non accade, rendendo più facile il calcolo del valore dell'opzione, perché nel caso del FIB basta lo spostamento dell'erogazione del dividendo avanti o indietro di un mese o due per creare non poche difficoltà a chi deve calcolare il prezzo corretto dell'opzione. Non da poco anche il fatto che le basi, per quello che riguarda il DAX, sono molto vicine fra di loro, solo 50 punti, praticamente lo 0,4%. Infatti attualmente abbiamo il DAX attorno a 12,5, avremo basi 12,550, 12,6, 12,650, 12,7 e così via, permettendo così strategie più accurate, a differenza del nostro FTSE MIB, le cui basi distano fra di loro di almeno 250 punti, poco più dell'1%. Significa che se mi sposto in avanti di due basi sul FTSE MIB, da 22 passo direttamente prima 22,250 e poi 22,5, creando differenze di prezzo non da poco.